Thank you.
e qua dobbiamo togliere. Thank you.
la pace sia con voi. Eccellenza Reverendissima, consenta che all'inizio di questa celebrazione io mi faccia interprete dei sentimenti di tutta la comunità parrocchiale e dell'Arciconfraternita Maria Santissima del Carmine in Taranto. Sono sentimenti di gioia, sia perché siamo arrivati alla preparazione prossima alla festa della nostra Mamma Celeste, e poi sono sentimenti di gioia perché abbiamo la possibilità di accoglierla in questa nostra comunità una seconda volta, a dire il vero un po' trasformato, se ce lo consente. 2 anni fa ospitammo Don Giuseppe Favale, all'epoca direttore spirituale del seminario di Molfetta e amministratore diocesano della diocesi di Castellaneta. I sacerdoti di quella diocesi, in attesa della nomina del nuovo vescovo, elessero uno di loro perché traghettasse la diocesi nell'attesa del nuovo pastore. Poi il 5 febbraio del 2016 il Santo Padre Francesco si è degnato di nominare l'allora Don Giuseppe Favale vescovo di Conversano Monopoli, e Don Giuseppe il 9 aprile è stato consacrato. Così l'abbiamo accolta 2 anni fa come Don Giuseppe Favale, abbiamo la gioia di accoglierla oggi come Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Giuseppe Favale, vescovo di Conversano Monopoli. Il motivo ulteriore della nostra gratitudine verso di lei risiede anche nel fatto che nella diocesi di Conversano Monopoli, che è la sesta di Puglia per estensione e per numero di abitanti, sono moltissime le chiese, le parrocchie, le confraternite intitolate alla Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Per cui Sua Eccellenza sta facendo davvero il tour de force in questi giorni per accontentare tutti. E fra i tanti impegni, sia degli inizi del ministero apostolico, sia di questo periodo della Madonna del Carmine, si è degnato di concedere una sera anche a noi. Per questo le esprimiamo ancora di più la nostra gratitudine. Monsignor Favale, nella sua storia e nel suo ministero sacerdotale, è stato parroco, direttore dell'ufficio diocesano per la liturgia, cerimoniere del vescovo, cancelliere della curia, vicario generale e padre spirituale di Molfetta, per cui un'esperienza pastorale ampia, variegata, possiamo dire che ha coperto tutti gli ambiti dell'esercizio del ministero sacerdotale, e con questa ricchezza di esperienza ora può ancora di più servire la Chiesa Santa di Dio nella guida del popolo di Conversano. Monsignor Favale, nella sua genealogia episcopale, ha personaggi di calibro. È stato consacrato vescovo da Monsignor Maniago, il vescovo di Castellaneta, che alle sue spalle ha come paternità episcopale quella del cardinale Piovanelli, recentemente tornato alla casa del padre, un pastore innamorato del popolo di Dio. Poi, ancora andando indietro, abbiamo San Pio X, Papa Giuseppe Sarto, Patriarca di Venezia, e fra gli altri il cardinale Luigi Gaetani, che nel 1600 è stato arcivescovo di Taranto, per cui in qualche modo ci possiamo sentire anche noi parte del suo cuore episcopale. Chiedo solo un altro istante di pazienza a Vostra Eccellenza, ma approfitto di questa prima celebrazione così pubblica e così solenne per darvi una comunicazione che riguarda
i nostri festeggiamenti della Madonna del Carmine. Do lettura di un comunicato stampa che il priore ha oggi diffuso attraverso gli organi dell'informazione. Sabato 16 luglio, solennità della Madonna del Carmine, la Puglia vivrà un cordoglio comunitario per i funerali delle vittime del disastro ferroviario di Corato. L'Arciconfraternita del Carmine, fedele al mandato della parola di Dio, rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto, Romani capitolo 12 versetto 15, in occasione dei festeggiamenti della Madonna del Carmine previsti per la stessa data del 16 luglio, ha deciso di conservare gli appuntamenti di preghiera, le celebrazioni del mattino e la processione della sera, ma di annullare, per rispetto al dolore dei familiari delle vittime, gli elementi di festa, i fuochi d'artificio e il concerto finale. Le celebrazioni eucaristiche del 16 mattina alle 7, alle 8, alle 9, alle 10 saranno celebrate in suffragio delle vittime e per implorare la forza della fede per le famiglie così duramente provate. Il priore e il consiglio di amministrazione si riservano di aderire a eventuali sottoscrizioni di beneficenza che enti ecclesiastici o civili decidessero di attivare in favore delle famiglie delle vittime. Eccellenza, grazie ancora per la sua presenza, per il dono della parola che ci spezzerà, per il dono dell'Eucaristia, e vogliamo chiederle un regalo in più. Ci porti nel suo cuore e nelle sue preghiere, soprattutto quando in questi giorni si troverà dinanzi ad altre realtà dedicate alla Madonna del Carmine, e noi da parte nostra le assicuriamo il nostro povero, piccolo, ma sincero ricordo orante. Grazie di cuore, carissimo Don Marco, ecco, per l'invito innanzitutto e per queste parole cordiali, fraterne, che hai voluto rivolgermi. Con te saluto il priore, gli organi di governo della confraternita e tutta la confraternita. E saluto tutti voi, cari fratelli e sorelle, che state vivendo questi giorni intensi di preparazione alla festa della Madonna del Carmine, che purtroppo, come ci ha ricordato Don Marco, è accompagnata da un evento tragico, l'incidente dei due treni tra Andria e Corato. Eppure stasera vogliamo ricordare questi fratelli e queste sorelle che hanno perso la vita, i feriti e i familiari che sono stati toccati da questa tragedia. Ecco, chiediamo alla Madonna di portare consolazione a tutti e di accogliere nella casa del Padre, ecco, tutti quelli che hanno concluso la loro esistenza terrena. Ed è bello ritrovarsi insieme. Io ritorno con piacere a condividere questo momento e sono certo che anche per me eleverete, come ha detto già Don Marco, la vostra preghiera perché il mio ministero possa essere davvero fecondo nella chiesa di Conversano Monopoli che la bontà del Santo Padre ha voluto affidarmi. E viviamo intensamente questa Eucaristia. In questi giorni state riflettendo sul dono che Papa Francesco ci ha fatto, l'esortazione apostolica Amoris Laetitia. Ecco, un percorso che permette di comprendere la bellezza di questo dono che è la famiglia cristiana, fondata sul sacramento del matrimonio. E allora anche oggi vogliamo accogliere quanto il Signore vorrà dirci per poter vivere intensamente da cristiani coerenti quanto appartiene alla nostra identità di figli di Dio. E chiediamo perdono al Signore per tutti i nostri peccati, perché purificati dal suo amore possiamo vivere degnamente questi santi misteri.
confesso a Dio Onnipotente. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino. Egli, alzatosi, prese con sé il bambino e sua madre ed entrò nel paese di Israele. Avendo però saputo che era re della Giudea Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea, e appena giunto andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti: sarà chiamato Nazareno. Parola del Signore. Un saluto particolare lo rivolgo ai giovani qui presenti, immagino che sono quelli che professeranno in questi giorni nella confraternita, entreranno a far parte di questa famiglia. Ecco, l'augurio che faccio è che questa adesione alla confraternita sia un'occasione straordinaria per riscoprire la bellezza della fede cristiana. Io spero che nessuno di voi, cari giovani, voglia aderire alla confraternita solo per un fatto esteriore, quasi folcloristico, per tutto ciò che è legato alla vita di questa confraternita, in modo particolare per la festa del 16 luglio e poi le celebrazioni pasquali, no?
voi state qui perché nella confraternita volete fare un cammino di fede, ed è questo l'augurio che io faccio. Possiate riscoprire la bellezza di essere cristiani, possiate conoscere sempre di più Gesù, fonte di vita, fonte di speranza, fonte di gioia per tutti. Buon cammino allora. Lasciamoci guidare dalla parola di Dio per riflettere insieme su una parte particolarmente forte della esortazione apostolica di Papa Francesco che state meditando in questi giorni. Mi riferisco proprio all'ultimo capitolo che tratta dell'argomento della spiritualità coniugale e familiare, come nella famiglia si deve vivere il cammino di fede, come dobbiamo santificare la vita familiare. Ho detto, lasciamoci guidare dalla parola di Dio che abbiamo ascoltato. Io vorrei partire proprio dalla pagina del Vangelo di San Matteo, che ci narra di un momento drammatico della vita di Gesù, bambino ancora. Qual è questo momento drammatico? Erode, roso dalla gelosia nel sapere dai magi che era nato il re dei giudei, pensò bene di sbarazzarsene, di far fuori questo bambino. Ma il Signore mandò il suo angelo in sogno a Giuseppe e gli disse di prendere il bambino e sua madre e di andare in terra straniera, in Egitto. E lì rimase la famiglia di Nazaret fino alla morte di Erode. Un'esperienza drammatica fatta dalla Santa Famiglia, la persecuzione e l'esilio, l'andare in terra lontana, in una terra lontana, come simile all'esperienza di tante famiglie oggi, no? Quante famiglie perseguitate nella propria terra si mettono in cammino, un cammino drammatico, doloroso. Spesso in questo cammino si perde la vita. La cronaca quotidiana degli sbarchi ci dice tutto questo. Però non pensiamo solo a questi aspetti, come dire, estremi della persecuzione e dell'andare in esilio. Pensiamo anche ad altre situazioni, forse e sicuramente più ristrette, più piccole, che però vengono vissute da tante famiglie nella nostra società, anche nel nostro territorio, in mezzo a noi. Vedete, amici miei, la vita familiare non è mai stata facile. Ognuno di noi pensi alla propria storia familiare. Ci sono sempre stati problemi di ogni genere. Ci sono sempre stati i drammi. Ci sono state sempre le incomprensioni, spesso laceranti. Spesso si sono dovute prendere delle decisioni forti, no? Come affrontare questi momenti? Ma io direi, al di là anche di queste situazioni estreme delle nostre famiglie, come le famiglie cristiane devono vivere il quotidiano nella gioia e nella prova, nella situazione di una vita serena e in una situazione di vita tragica, dolorosa? Come bisogna vivere la propria esperienza familiare? Qual è il segreto per non soccombere dinanzi alle difficoltà? Vedete, miei cari, il segreto è uno solo: vivere fino in fondo la vocazione matrimoniale. Vivere l'esperienza matrimoniale non come un momento in cui un uomo e una donna stanno insieme
per vivere sotto lo stesso tetto e aiutarsi nella vita quotidiana. No, non vivere così il matrimonio, ma vivere il matrimonio come un'occasione di santificazione comune tra gli sposi, dove entrambi gli sposi si donano l'uno all'altra per vivere la santità del loro amore. Gli sposi cristiani devono scoprire sempre più che nel loro amore è presente l'amore di Dio. Papa Francesco, nell'esortazione che state analizzando in questi giorni, dice una cosa fondamentale, molto bella, che dobbiamo tutti tenere ben presente. Dice così il Papa: abbiamo parlato della inabitazione di Dio nel cuore della persona che vive nella sua grazia. Ognuno di noi è tempio di Dio, dimora di Dio, casa di Dio. Dio abita in ciascuno di noi per il sacramento del battesimo. Ma aggiunge il Papa, oggi possiamo dire che la Trinità è presente nel tempio della comunione matrimoniale. Com'è bella questa espressione! La Trinità è presente nel tempio della comunione matrimoniale. Allora gli sposi cristiani vivono insieme, si uniscono nel sacramento del matrimonio, nella consapevolezza che la loro unione è segno vivo della comunione della Santissima Trinità. Negli sposi cristiani che si amano fino al dono totale della propria vita c'è Dio. Nella vita degli sposi, come in un tempio, c'è la Santissima Trinità. Pensate queste cose ogni giorno, mi rivolgo in modo particolare a chi vive l'esperienza matrimoniale, immagino che la maggior parte di voi. Qualcuno forse si sta preparando a questa scelta tra i giovani, no? Vivete così l'esperienza. Quando vi guardate negli occhi ogni giorno, marito e moglie, quando guardate i vostri figli, frutto del vostro amore, riscontrate nella vostra comunione la presenza di Dio. C'è Dio nella vostra vita matrimoniale, nella vostra vita familiare. Continua il Papa, la presenza del Signore abita nella famiglia reale e concreta, quindi le famiglie nostre, non le famiglie ideali che non esistono da nessuna parte, nelle nostre famiglie. La presenza del Signore abita nella famiglia reale e concreta, con tutte le sue sofferenze, lotte e gioie e i suoi propositi quotidiani, che sono il segno vivo, palpabile dell'amore degli sposi. Il Papa continua, è tutto un percorso molto bello in questo nono capitolo della esortazione apostolica. Una comunione familiare vissuta bene, in questi gesti concreti, è un vero cammino di santificazione nella vita ordinaria e di crescita mistica. Che parole! Un mezzo per l'unione intima con Dio. Cioè il Papa dice che gli sposi cristiani vivono il loro rapporto con il Signore attraverso il loro amore quotidiano. Certo, ci devono essere i momenti di dialogo con Dio nella preghiera, tra gli sposi, nella famiglia, però il fatto stesso di amarsi attraverso i gesti quotidiani dell'amore, questo fa sì che il Signore sia realmente palpabile
nella casa degli sposi cristiani, delle famiglie cristiane. E si raggiunge una conoscenza di Dio, dice il Papa, che rasenta la mistica, quindi un rapporto con Dio davvero alto, profondo, di conoscenza. Com'è bello pensare a tante coppie di sposi che si sono santificati nel matrimonio e hanno raggiunto anche i vertici della santità. Pensate ai coniugi Beltrame Quattrocchi, beatificati da San Giovanni Paolo II qualche anno fa. Si sono santificati questi sposi attraverso il loro amore quotidiano. Un amore quotidiano fatto di gesti, quei gesti che San Paolo ci ha indicato nella prima lettura, tratta dalla lettera ai Colossesi. Adesso non sto qui a riprendere il contenuto della lettura, però San Paolo ha evidenziato come ogni cristiano, e io dico ogni donna, ogni uomo che vive il matrimonio, deve vivere rivestito di Dio, rivestita di Dio. Come? Attraverso i sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. O se ci fossero questi sentimenti nelle famiglie: misericordia, bontà, umiltà, mansuetudine, pazienza. Come sarebbe tutto più bello e come si affronterebbero meglio le situazioni difficili che si possono all'improvviso presentare. Penso alle famiglie colpite tragicamente dall'incidente di questi giorni, no? Nessuno di queste famiglie si aspettava una cosa del genere. Come vive questo dramma? Se c'è questa consapevolezza della presenza di Dio, ci si aggrappa a questa roccia che è Dio, la fede in Lui, e questo permette di affrontare anche le lacrime così amare per la perdita di una persona cara. Miei cari, mi rivolgo in modo particolare a chi vive il matrimonio e a chi si prepara al matrimonio. Miei cari, davvero gustate la bellezza della vocazione matrimoniale. Non si sta insieme, perdonatemi l'espressione volgare, per accoppiarsi e soddisfare solo alcuni istinti naturali, no? Guai se fosse così. Si sta insieme per amarsi nel Signore e per santificarsi a vicenda e per vivere la fecondità dell'amore in un servizio che si rende alla Chiesa e alla società, perché famiglie sane, santificate dall'amore di Dio, rendono sano l'organismo civile ed ecclesiale. Secondo il progetto di Dio, guardando a Lei, eleviamo con fiducia le nostre preghiere a Dio ricco di misericordia. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Per la Chiesa Santa di Dio, guidata dal Santo Padre Francesco, sia madre accogliente per chiunque cerca il volto del Signore. Preghiamo. Per la nostra Chiesa diocesana, guidata dall'Arcivescovo Filippo, sia nel nostro territorio segno vivente dell'abbraccio di Cristo, che viene incontro ad ogni uomo piegato nel corpo e nello spirito. Preghiamo. Per la Chiesa Santa di Dio, che è in Conversano Monopoli, e per il suo nuovo vescovo Giuseppe, diceva luce e immaginazione dello Spirito, per essere segno profetico dell'amore di Cristo,
che chiama l'uomo alla vita nuova. Preghiamo. Per le famiglie, siano cenacoli di fede e di preghiera, laboratori educativi di umanità e socialità, perché siano il seme dell'umanità nuova, riconciliata e fondata sull'amore. Preghiamo. Per le vittime del disastro ferroviario di Corato e per i loro familiari, Gesù risorto, vittorioso sulla morte, accolga i defunti, guarisca nel corpo e nel cuore i superstiti, consoli i familiari, preghiamo. Padre onnipotente e misericordioso, tu puoi fare assai più di quanto noi osiamo chiedere e sperare. Ascolta, benigno, le preghiere che ti abbiamo rivolto e quelle che portiamo custodite nel nostro cuore. Per Cristo nostro Signore. Fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, Signore, i nostri umili doni per il sacrificio di espiazione e di lode e trasforma anche noi, sull'esempio di Maria di Nazaret, in offerta pura a te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, in questa memoria della Beata Vergine Maria, accogliendo con fede l'annunzio dell'angelo Gabriele, concepì nel tempo il tuo Verbo, generato da secoli eterni, e diede alla luce il nostro fratello e salvatore. In quotidiana familiarità con il Figlio, nella casa di Nazaret, culla della Chiesa, offre a noi un prezioso insegnamento di vita. Madre e discepola del Cristo Signore, custodisce e medita nel cuore le primizie del Vangelo. Unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti celebra con i cantici, ti adora nel silenzio, ti loda con il lavoro delle mani
ti glorifica con tutta la vita. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso
insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Cataldo, Sant'Elia profeta, San Simone Stock e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Filippo, il Vescovo Giuseppe che presiede questa Eucaristia, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Padre Santo, guarda con bontà i tuoi figli che hai nutrito alla tua mensa. Fa che sull'esempio di Maria lavoriamo all'edificazione del tuo regno con il silenzio operoso della casa di Nazaret per contemplare in cielo il volto del tuo figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Figli carissimi, nei prossimi giorni avrete la gioia di emettere la vostra professione di fede nel Signore Gesù e l'atto della vostra consacrazione alla Beata Vergine Maria, invocata con il titolo del Monte Carmelo, entrando a far parte di questa venerata arciconfraternita. Prima di tale importante atto siete chiamati questa sera ad offrire in onore della Madonna del Carmine l'incenso quale segno della vostra venerazione verso di lei e dell'offerta della vostra stessa vita alla sua sequela. Sarete chiamati per nome e risponderete con questo semplice ma significativo gesto.
vi invito paternamente a compierlo con tutto il vostro cuore e con tutta la consapevolezza della vostra intelligenza e della vostra volontà. Offrendo questa sera l'incenso, offrite a lei il vostro amore e la vostra vita, ricevendola dallo stesso Gesù come madre e maestra della vostra esistenza. Ora chiamerò singolarmente i novizi e le novizie, si avvicineranno a Sua Eccellenza Monsignor Vescovo, che consegnerà loro alcuni grani d'incenso e quindi loro direttamente lo bruceranno nel braciere davanti alla Madonna. Allo Andrea. Amandonico Francesco. Amandonico Marco. Chiarico Vittorio, Basile Giuseppe, Boccuni Daniele, Bruno Andrea, Bruno Emilio, Buzzacchino Angelo, Caffio Fabio, Cagliani Fabrizio, Carrino Umberto, Catania Francesco, Catania Luigi, Ciancialuso Michele, Conte Francesco, Conte Gabriele, D'Ambrosio Alessandro, De Feo Savino, De Marco Andrea Maria, De Matteis Carmine Mattia, Di Giacomo Fabio, Di Giovanni Simone, Di Sabato Francesco, Di Tommaso Luciano, Franco Ermando, Giardina Giuseppe, Giordano Gabriele, Granvilla Antonio, Ligeri Antonio, Maiorino Cristian Fabio, Marra Vincenzo, Mola Gianmarco, Nicolardi Alberto, Notari Stefano Rocco, Peluso Domenico, Piepoli Mario, Porzia Cataldo, Romeo Giuseppe, Semeraro Luca, Tanese Pietro Paolo, Versace Fabio,
vigoroso Alessio. Valentina, Talamo Federica Carmen, Bozza Angela, Cerbino Anna Maria, Eccellenza Monsignor Vescovo ci darà la benedizione finale, poi dopo con i troccolanti della storia ci recheremo nel salone di rappresentanza e lì Sua Eccellenza Monsignor Favale ha accettato anche di benedire e inaugurare il nuovo, il restaurato salone di rappresentanza dell'Arciconfraternita che viene così dedicato alla troccola e alla storia della processione dei misteri attraverso le foto dei troccolanti di questi anni, almeno di quelli che siamo riusciti a recuperare le fotografie. Vogliamo ringraziare Monsignor Vescovo per questo ulteriore atto di pazienza e di benevolenza che ha verso di noi. Se prima ho detto che nel nostro piccolo ci permetteremo di accompagnarla con la preghiera, credo che quello che all'inizio è stato un invito mio oramai diventa un'esigenza del cuore di tutti voi. Avete potuto apprezzare come Monsignor Favale ispira pace, ispira serenità nel modo con cui ci ha parlato e con il volto ci mostra immediatamente il volto di Gesù Buon Pastore, per cui siamo felici per la diocesi di Conversano Monopoli che ha avuto un così bel regalo da Dio anzitutto e dal Santo Padre Francesco che lo ha scelto. Grazie ancora Eccellenza. Troppo buono Don Marco, nel dire queste parole, le accolgo come un incoraggiamento ad essere così, ad essere buon pastore davvero con il cuore mite, misericordioso. Si è conclusa la celebrazione con questo rito semplice, suggestivo, profondo, l'offerta dell'incenso. Allora voglio proprio augurare questo, che tutta la nostra vita sia un profumo a Dio gradito, profumo di santità, in modo particolare a voi giovani che avete chiesto di far parte della confraternita. Vi ho osservati ad uno, ho immaginato le vostre storie, ho immaginato ciò che
vi ha potuto spingere a questa decisione di far parte della confraterna. Ecco, come ho detto all'inizio dell'omelia, vi auguro di poter camminare nella santità e di conoscere sempre di più Gesù. Attraverso la Madonna, innamoratevi di Gesù, innamoratevi di Gesù. Quando nella Settimana Santa compirete i riti pasquali, fatelo davvero come un'occasione di amore a Gesù benedetto. Lui non ci tradisce mai, non ci abbandona mai, è fedele, amatelo. È il frutto benedetto del grembo benedetto di Maria. Ecco, mi sento di dirvi questo, davvero dal profondo del cuore. Buon cammino, allora buona festa, che possa anche il tempo aiutare, sebbene, come è stato ricordato all'inizio, una festa mesta per il ricordo di questi fratelli e sorelle che tragicamente sono periti in questo incidente ferroviario. Li ricordiamo, li affidiamo alla Madonna. Grazie al priore e agli organi di governo della confraternita, a tutti i sodali qui presenti, a voi cari amici. Davvero buona festa, il Signore vi benedica sempre e camminate sotto lo sguardo della Madonna. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Vi benedica Dio Padre misericordioso, che per mezzo della Vergine Maria ci ha ridonato la grazia che Eva ci tolse. Amen. Il Signore Gesù, che nel grembo di Maria si è fatto nostro fratello e salvatore, risani i vostri cuori dal contagio della colpa. Amen. Lo Spirito Santo accresca in voi la grazia della fede e della beata speranza, perché sulla via del Vangelo possiate giungere alla patria celeste. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Permettete un ultimo pensiero di saluto e di gratitudine a Monsignor Arcivescovo Filippo. Davvero non è l'ultimo per importanza, anzi è il primo. Voglio che davvero raggiunga il suo cuore il mio e il nostro saluto, fatto di affetto e di venerazione verso la sua persona. Yeah.
Sì. Sì. Vi invitiamo a rimanere perché tra pochi momenti inizieranno i montaggi per l'esibizione dell'orchestra sui giovani talenti. Quindi tra una ventina di minuti ci sarà un'orchestra.